Seguimos con más instrumentos. Nos trasladamos otra vez a Italia, pero esta vez nos quedamos al norte de la península. Estamos muy cerca de la ciudad de Milán, esa ciudad famosa por la moda, entre otras cosas. Estamos en la región llamada la Lombardía, en la provincia de Bérgamo, y a 40 kilómetros de Milán encontramos la capital de esta provincia, llamada también Bérgamo, o Bergen, que es como la llaman en lombardo, una lengua románica hablada en el norte de Italia. La ciudad tiene unos 120.000 habitantes, no es una ciudad pequeña, y fue destruida por Atila, aquel el rey de los hunos, ya en el siglo V. El poder y el control de la ciudad se lo han disputado históricamente dos ciudades también muy importantes. Una es la ciudad de Milán y, por otro lado, la ciudad de Venecia. Es importante por ello su castillo, sus murallas, su catedral, y para nosotros tiene una especial importancia e interés la Basílica de Santa María la Mayor, pues alberga la tumba del famoso compositor Gaetano Donizetti. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. En Bérgamo vive nuestro amigo Luciano Carminati. Luciano nace en Casnigo en 1962, comprometido con la actividad cultural, no solo en el campo de la gaita, que es el que a nosotros nos interesa, sino que está comprometido y activamente participa en muchos otros campos, como en el teatro, participa también y colabora con la banda de música, entre otros. En 1983 colabora con el investigador Walter Viela para la recuperación y divulgación de la antigua cornamusa llamada la Bergamasca Pia o Il Baguette. Walter Viela entrevista a Giacomo Ruggeri, tío de Luciano. Giacomo Ruggeri era llamado o apodado también con el nombre de Fagot, y gracias a él han podido recuperar instrumentos antiguos y también recuperar el modo original y tradicional de tocar el instrumento, a la vez que también recuperar parte del repertorio. Luciano Carminati es el presidente de la asociación Il Baguette, que promueve y revitaliza esta cornamusa de Bérgamo. Y gracias a sus iniciativas y su actividad han conseguido popularizar el instrumento, hacer crecer la asociación y atraer un notable número de nuevos gaiteros. Aquí tengo un regalo de Luciano, que es una de las publicaciones de la asociación, una publicación del investigador Walter Viela sobre Il Baguette. Luciano, aparte de toda esta labor dentro de la asociación y toda esta labor, digamos, histórica, recuperando también el instrumento, es un intérprete activo y participa en actos de importancia, en los cuales lo podemos ver con personalidades pues importantes, y también incluso en alguna entrevista en la televisión, a la vez que participa también activamente en las fiestas populares, sobre todo en estas fechas navideñas y cuando se aproximan estas novenas de Navidad, muy conocidas y muy populares en Italia. Pues bien, vamos a ver qué nos explica nuestro amigo Luciano sobre Il Baguette. Buongiorno, ringrazio tutti voi per avermi chiesto di presentarvi questo strumento che vedete e che si chiama baguette. È una cornamusa quindi della famiglia delle cornamuse che sono esistenti un po' in tutta Europa, ma anche nel resto del mondo. Questa cornamusa era presente a Bergamo già mille anni fa, e diciamo questo perché è testimoniato da iconografia, da quadri, da illustrazioni che appunto ci fanno vedere com'era già allora, com'era lo strumento, com'era suonato, com'erano le dimensioni e come dire, le tipologie di questo strumento. Ci sono stati momenti in cui poi questa
questo strumento in maniera diversa è stato presente anche in altre regioni italiane, quindi Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, ma in particolare a Bergamo, cioè nella provincia di Bergamo, ha trovato una sua particolarità con due bordoni che sono questi che vedete qui. Allora, la parte, diciamo, del suono del canto è questa e viene chiamata Diana, è chiamata Diana. Questa parte è uno strumento come un semplice strumento flauto che fa appunto le note e quindi da questo punto di vista ha questa funzione. All'interno la Diana ha un'ancia doppia, che è un po' come quella che hanno gli oboe, quindi questa è un'ancia doppia, mentre invece nella parte restante si trovano questo, che è l'insufflatore, cioè quello che serve per inserire l'aria nella sacca. L'insufflatore ha una valvola che lascia entrare diciamo l'aria, e poi una volta che l'aria all'interno della sacca spinge al contrario e non la lascia più uscire. La lascia poi uscire quando il suonatore schiaccia il sacco. Questi sono due bordoni e hanno una nota fissa di accompagnamento, sono un'ottava più basso del suono della Diana. Questo è il bordone maggiore, che si divide in tre sezioni, mentre il bordone minore si divide in due sezioni. Lo strumento è tutto artigianale. Già una volta veniva utilizzata la pelle di capra, poi veniva, diciamo, trattata e rivoltata all'interno per farla conservare. Una volta si usava, diciamo, mettere la cenere, perché la cenere veniva, diciamo, considerato una possibilità per rendere più duratura quella che era la vita di una pelle, che comunque poi ogni tanto veniva cambiata. Qui in fondo il sacco ha tutta una cucitura fatta a mano. Questa cucitura avvolge sia la parte in legno dello strumento che la parte appunto del sacco, per non lasciare poi uscire l'aria e per non avere delle perdite di aria. Anche, diciamo, i finali delle parti in legno sono cucite con del filo, in maniera tale da rendere il tutto molto, come dire, funzionale al suono, e non fa poi uscire l'aria e non la fa disperdere. Il legno di questo strumento a volte cambia, può essere di ciliegio, può essere di pero, può essere di noce. Il legno migliore sarebbe il bosso, ma il bosso è molto difficile da trovare, in quanto per avere uno strumento come questo bisogna avere un tronco molto ampio per poi andare a lavorarlo, e c'è poi anche il problema che il bosso non si potrebbe, diciamo, avere, diciamo, come tipo di legno, in quanto è vietato l'utilizzo, perché è molto raro e quindi è difficile da trovare. C'è anche da dire che tutti i legni poi vanno invecchiati, per cui il legno una volta tagliato deve essere lasciato poi a riposare, in maniera tale
ci sia la possibilità, come dire, di lavorarlo quando è nella caratteristica migliore per andare nel tornio, che è appunto una macchina che poi produce i vari pezzi. Dicevo prima dei bordoni, i bordoni hanno anche loro una specie di ancia, che però è un'ancia singola, si chiama spoletta, e diciamo fa un suono, diciamo, unico, di accompagnamento, come dicevo. Ecco, per esempio questo è il bordone piccolo. Si può, diciamo, cambiare l'intonazione allargando o stringendo questi due legni in maniera tale che come dire, l'intonazione segue meglio quella che è l'intonazione della diana. Anche questo ha un'ancia simile all'altra, naturalmente il suono è più forte perché diciamo è più grosso, quindi mentre invece, come vi dicevo, questa è una diana, ovvero sarebbe la piva del suonatore, quella che il suonatore utilizza poi a fare le melodie, le note, le canzoni che poi vuole fare, preferisce fare. Da questo punto di vista si suona quando lo strumento è completo, ma volendo si può anche suonare così. Questo modo di suonare si tende a evitare, anche perché queste ance doppie sono molto delicate, e quindi il rischio poi di andare a romperle, soprattutto una volta, era molto grosso. Oggi vengono fatti con dei materiali più resistenti, ma una volta queste ance venivano fatte con una canna di bambù che veniva appunto utilizzata, e che sono un po' come quelle che vengono messe su alcuni strumenti bandistici come l'oboe, come il clarinetto ed altri strumenti. Ripeto, oggi questo problema in parte è stato risolto, comunque è meno facile che si rompano, perché ha diciamo un materiale che, diciamo, consente un poter rompersi di meno, e quindi dà la possibilità anche al suonatore di avere più tempo questa ancia. Tenete conto che costruire un'ancia intanto non tutti sono capaci, e poi comunque serve molto tempo, per cui significa poi non avere a disposizione lo strumento immediatamente. Come si è arrivati a questo strumento? All'inizio degli anni, diciamo 1900, questo strumento era andato un po' in disuso con l'avvento di strumenti molto più perfetti, che erano quelli delle orchestre, delle bande e così, e quindi ha rischiato di perdersi, e quindi abbiamo rischiato di non averlo più come possibilità di suono. Negli anni 80 un ricercatore, un ricercatore di Bergamo che si chiama Walter Biella, ha seguito un po' le orme, le ricerche di quelle che erano i racconti che aveva sentito un po', e che aveva trovato anche sui libri della storia bergamasca,
dove si parlava appunto di questo baguette, di questa pia che durante le feste, durante appunto si sentiva suonare, e ha trovato in Val Seriana, che è una delle vallate della Bergamasca, della provincia di Bergamo, in questa vallata, la Val Seriana, a un certo punto c'è un'altra piccola valle che si chiama Val Gandino. Lì c'era ancora una serie di suonatori, alcuni non si ricordavano più però com'era lo strumento, però lui ha insistito un po' fino a quando ha trovato un signore, che nell'altro che mio zio, si chiamava appunto Giacomo Ruggeri, con un soprannome che era quello di Fagot, e mio zio era ancora nella capacità sia di suonare lo strumento, seppur con un po' di difficoltà a causa dei problemi di salute, ma soprattutto era in grado di raccontare, di spiegare a Walter Biella tutta una serie di informazioni che poi sono servite a lui per capire la storia, le musiche, la dimensione dello strumento, come si costruiva e soprattutto come si suonava. Queste informazioni sono state poi frutto di un lavoro di ricerca che si è concluso con diverse pubblicazioni e che ha consentito poi di riprendere quella che era una tradizione ormai estinta. Infatti c'era solo mio zio Giacomo Ruggeri, era l'ultimo suonatore vivente dell'arco alpino, cioè del nord Italia, e quindi grazie a lui poi abbiamo ricominciato tutti, io sono stato il primo allievo, e poi abbiamo ricominciato un po' tutti a suonare le musiche della tradizione del baguette. Io vi faccio sentire, diciamo, qualcosa, ma semplicemente per farvi capire com'è lo strumento. Ci avviciniamo al Natale, per cui mi sembra giusto farvi sentire una musica di Natale, però vi dico anche che lo strumento non veniva suonato solo a Natale, ovvero veniva suonato nella fase natalizia che andava appunto a coprire questo periodo fino alla Carnevale, perché poi dopo Carnevale le musiche di Natale non si potevano più suonare, era vietato dalla tradizione dei suonatori. Dopo questo periodo, diciamo, si avviavano anche diciamo quelli che erano i lavori della primavera, quindi lavori diciamo che servivano a vivere, che servivano a mangiare. Pertanto lo strumento veniva posto, riposto nelle stalle e serviva a divertimento per quelli che erano i momenti di pausa dal lavoro, per cui la domenica in genere, oppure quando c'era qualche festa particolare, si chiama matrimonio, un battesimo, una festa di paese, e quindi da questo punto di vista allora lì si riportava lo strumento, ma non si suonavano più le musiche di Natale, si suonavano altre musiche che erano valzer, polche, mazurche, molto più divertenti, molto più vicine a quella che era poi la tonalità della festa popolare, come dire anche folk, con caratteristiche diciamo di questa natura. Io vi suono una pastorella di Natale, ci saranno altre occasioni, se volete vi presento anche altre musiche, vi presenterò altre musiche. Thank you.
ciao a tutti, con questo vi auguro un buon Natale, buone feste di Natale a voi e a tutte le vostre famiglie e un buon 2021 per tutti. Ciao!